Si è appena concluso la quattordicesima edizione del Memorial D'Alto e siamo con il rappresentante della famiglia D'Alto, Bruno D'Alto. Grazie per essere qui, Bruno. Grazie a voi, per me è un dovere essere qui. Soprattutto è sempre una grande emozione che ogni anno si rinnova. La famiglia ringrazia il basket che ricorda mio padre. Siamo ogni volta emozionati. Ci dispiace che non riusciamo a portare a casa questa coppa. L'abbiamo fatto in passato, però diciamo che l'anno scorso abbiamo perso il torneo uguale con Scafati, poi abbiamo vinto il campionato. Potrebbe essere un auspicio, ma non ci pensiamo a queste cose. Però siamo arrivati molto in alto. Questa sera è stato un bellissimo spettacolo, anche grande pubblico. L'Agropoli, se esiste il basket, anche ai dirigenti come Vittorio, che noi ricordiamo ogni anno in questo rito, ed è quindi una soddisfazione per voi famiglia poter essere orgogliosi di questa cosa. Io non mi avventuro in valutazioni tecniche, non lo faccio perché, voglio dire, il basket non è il mio campo. Devo comunque dire che stasera la squadra si è vista, la squadra c'era, c'è un forte Scafati. Per quanto riguarda mio padre, devo dire che nella mia famiglia si è sempre, come dire, mangiato pane e sport, prima il pallone e poi il basket. Poi ho cominciato io col basket con Angelo Farese, poi c'è stato Fabrizio. Certo, tutte le passioni comportano poi di dover rinunciare a qualcosa, ma se poi le rinunce portano a questi risultati, allora ne basta la pena, perché mai credo che nessuno di noi, quelli della mia generazione oppure mio padre, abbiamo mai potuto immaginare di arrivare in un contesto simile in Serie A. Ma se ci siamo arrivati è perché nel basket Agropoli c'era e c'è stato fino a ieri, ma sono sicuro che ci sarà, uno zoccolo duro intorno al quale si faceva squadra, e quindi quello ci ha portato poi ai risultati che ci ha portato, e questo naturalmente ci dà quello che... Quest'anno si è conclusa la quattordicesima edizione ed ha avuto un buon successo. Si spera di l'anno prossimo, nella quindicesima edizione, di avere tutte squadre di Serie A. Io ti ringrazio. Tutte squadre di Serie A vorrebbe dire che ci siamo salvati e siamo rimasti nella... Ma io penso che Agropoli si salverà. Non penso quest'anno avremo chissà quali risultati, ma sicuramente si salverà, perché c'è l'affetto del pubblico, c'è l'amministrazione comunale, c'è tanta passione, come del resto tu sei uno degli esponenti della grande passione. E quest'anno penso che ci attiveremo anche per seguire l'Agropoli in trasferta, perché sarà per noi di Agropoli un'esperienza vedere anche le altre squadre che già hanno militato in Serie 2 e vedere altri contesti, come si lavora e come si organizzano. Grazie Bruno, allora appuntamento al 4 ottobre e al prossimo Memorial. Volevo ringraziare in particolar modo il presidente Giulio Russo anche per le parole che ha avuto nei confronti di mio padre, che ho letto in questi giorni sui giornali. Grazie ancora. Grazie a Bruno D'Alto.